Ciao! Allora, oggi video chiacchiere e vi mostro un attimo che cosa ho acquistato con i saldi da Chiabì. Con lo scontrino, aspettate, sono sparita. Ok, con lo scontrino alla mano perché ho fatto dei buoni acquisti. Allora, premessa, devo dirvelo. È un periodo che voi sicuramente non lo sapete perché non ve l'ho mai detto, ma ho dei problemi con la macchina, quindi io sono senza macchina. E quindi fortuna che lavoro da casa, quindi non ho questi grossi problemi, però se devo andare a fare qualcosa, devo andarci per forza con brontolo. Okay. Oggi eravamo in giro, ho detto, dai, senti, fermiamoci un attimo qua al supermercato, c'era un supermercato, c'era anche Chiabì, ho detto così, guardo un attimo gli sconti, ho detto, lo so, lui non vuole fare shopping, è una cosa tremenda, però ho detto, dai, guarda, ci sono i saldi fino al 70%. Guarda se c'è qualcosa anche per te, anche perché anche lui si veste comunque da Chiabì e si trova bene. Ho detto dei pantaloni, dei jeans, una maglietta, una maglia, qualcosa. È adulto e vaccinato, sceglie lui che cosa mettersi più o meno. Quindi, intanto che io butto un attimo l'occhio sulle offerte un secondo, poi ci tornerò perché entro fine agosto, cavolo, ci riuscirò ad arrivare. Però comunque volevo che ci fosse qualcosa ancora del mio numero. Quindi ho detto, vabbè. Intanto che io guardo alla velocissima negli stand, guarda se c'è qualcosa. Non ho fatto in tempo a guardare solo una corsia che lui era già tornato e ho detto, ho fatto. Fine si è preso stranamente le calze. Lui prende calze o Decathlon prende le calze, da Chiabì prende le calze, va in un negozio a prendere le calze, lui deve prendere le calze. Che effettivamente queste 7 paia a 5 euro è un buon prezzo oltretutto, prezzo pieno però sono 7 paia e di queste sono tipo quelle classiche da tennis in spugna, però è una spugna leggera, lui mette sempre queste quindi va bene e oltretutto ne ha varie paia perché ha un cassetto pieno, ma lavi, 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 non si rovinano, quindi perché no? Ha fatto bene, diciamo che io in 3 secondi cosa guardo. Comunque vi faccio vedere al volo che cosa ho preso e se c'è qualcosa che magari non si capisce, provo anche a indossarlo. Sperando, portate però pazienza sul mio fisico, eh? Allora, prima cosa che vi mostro, e non ho nessuna intenzione di indossarla, è questo maglioncino a collo alto. Questo qua è in maglina, nero. Perché io li metto, sapete benissimo, tutto inverno io le maglioncine a collo alto li metto sotto i maglioni. Quindi questo mi è piaciuto, ho preso la M come sempre e costava 10 euro, ma io ho scontrino alla mano che è qui, anche se è enorme. Io questo l'ho pagata, se mai lo troverò, qua 5 euro, quindi scontata dei 50, per quello che ho voluto prenderla. C'è solamente il nero della mia taglia, se no c'era anche rossa, ma non c'era la mia taglia e va bene. Poi, altra cosa che ho preso, questa. Questa è carinissima, adesso magari ve la mostro, questa ve la posso anche mostrare indossata. È una maglietta fluida, tunica, con le maniche fatte così, con il bottoncino, a maniche tre quarti alla fine. È bella larga, bella fluida, è molto larga, resta larga questa, di questo verdone che costava 10 euro e invece l'ho pagata con lo sconto. Dov'è? Ah no, questa l'ho pagata 5 euro, mentre la maglia di prima, scusatemi, non ci capivo niente. La maglia di prima che costava 10 a prezzo pieno l'ho pagata 3 euro, quindi questa ecco perché l'avevo presa anche per l'inverno. Mentre questa l'ho pagata 5 quando invece costava 10, quindi questa è scontata del 50. Portate pazienza che ve la faccio vedere. Eccoci, allora. Comunque sia, ha gli spacchetti laterali, eccoli qui. Poi dopo è carina con il colletto così, ha il taschino, dov'è il taschino? Eccolo, ha il taschino e il dettaglio che mi piace sono le manichine che sono, sembrano lunghe e invece sono a tre quarti con il bottoncino. Ha uno scollo che però se mi chino non si vede niente, quindi mi è sembrata carina. E questa qua l'ho pagata con lo sconto del 50. Adesso resto vestita così. Vediamo se
becco caldo. E vi mostro un'altra cosa che anche questa voglio farvi vedere magari da indossata, perché è questa. Questa è bellissima. Questa è una top canotta regolabile, quindi va bene per qualunque tipo di seno, ed è fatta color khaki. Sembra grandissima, ma adesso ve la mostro. Ed è bella. Ah, questa qua costava pezzo pieno 10 euro, ma io l'ho pagata. Camicia khaki. Sì, camicia khaki, l'ho pagata 3 euro. Quindi, e adesso ve la mostro. Allora, eccoci qui. Allora, ho fatto il fiocco più assurdo di questo mondo, però vedete che anche chinandomi comunque non si vede niente, quindi mi piacciono queste cose. L'ho stretta un pochino perché avevo il reggiseno che se no usciva, però dietro è così. Ok? E mi piace, è bellina perché è bella larghina, fluida. E mi piace, soprattutto il prezzo che ha è bella. Mi è piaciuta. Allora, ultima cosa che vi voglio mostrare, adesso sto così, che però non ci penso nemmeno a provarmi, è questa felpa di questo blu elettrico. È la classica felpa, quella qui, con il cappuccio, con la zip, cioè proprio classica, classica, con un pochino felpatina dentro. E l'avevo già presa una, adesso che l'avete vista mi siedo così, mi vedete. L'avevo già presa una in rosa, però sono quelle cose che io mi leggo in vita, metto in macchina per tutte le stagioni, soprattutto anche fino a poco fa anche la portavo dietro. E l'avevo vista blu elettrico, parliamo sempre. L'avevo vista la donna, 10 euro, non scontabile, quindi era il prezzo fisso 10 euro. Andando nel reparto uomo, per andare ai camerini ci passavo davanti, l'ho vista da uomo, questa è da uomo. E la differenza tra donna e uomo è solamente, l'ho controllata, è il cordoncino. Quella da donna c'è il cordoncino bianco. E cosa cambia? Alla fine, invece di una M solita, ho preso la S da uomo, mi sta bene, è identica a quella da donna ed è costava 12 euro a prezzo pieno e io l'ho pagata 3,60 euro. Quindi scusate, ogni tanto ci sono delle cose che identico, colore identico, fatta identica, zip identica, con le stesse tasche, semplicemente cambiava il cordoncino. Ma cosa me ne frega a me del cordoncino? E quindi va benissimo. Allora, quanto mi piace questo top? Questo era tutto lo shopping al volo fatto con mio marito. E capitemi anche voi donne che fate shopping con i vostri mariti, come fate? Perché o hanno pazienza ed è una cosa impossibile, oppure, anche secondo me, dovete prendere le cose al volo. E se invece uno di quelli che vi aspetta fuori dai camerini magari vi dà anche consigli, beate voi. Comunque spero di avervi tenuto un pochino di compagnia con questo video, perdonate come sono vestita o svestita. Ma è un vestito, giuro, sono vestita. E comunque, fatemi sapere se vi è piaciuto il video, se avete comprato qualcosa con lo shopping. Io appena la macchina sarà a posto ci tornerò, perché devo assolutamente fare shopping da Kiabi, perché lo adoro. Ed mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanella, così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Ciao!